Ma in realtà io non sono partito da un libro o da uno spettacolo, ma parto da un lavoro di ricerca che è iniziato molto prima del debutto del 2005 o del libro del 2006. Ovvero sia da un lavoro che ho iniziato nel 2002 facendo interviste in ospedali psichiatrici o ex ospedali psichiatrici. Era un lavoro che ho portato avanti dal 2002 al 2005. Per cui diciamo che il film raccoglie un'esperienza di diciamo 8 anni, dal 2002 fino ad oggi, insomma, che presentiamo il film a Venezia. L'individuo, il personaggio, insomma, è solo proprio perché è sempre chiuso da qualche parte. L'unico momento vero di apertura del film è un momento in cui il bambino, il personaggio da bambino, all'inizio degli anni 70, viene portato al mare dalla nonna. Ed è l'unico vero campo lungo, lunghissimo, dove il bambino corre verso l'acqua. Però anche in quel momento c'è qualcuno che lo ferma e non si farà questo bagno in mare. Perché io ho tentato un po' di raccontare sempre questa storia, del tentativo del personaggio di uscire fuori dalla famiglia, uscire fuori dalla scuola, uscire fuori dall'istituto. E il personaggio voglio dire, è matto, proprio perché non esce più. E alla fine non, stare dentro non è più possibile, stare fuori neanche. E il lavoro che devono fare gli attori, ma che devono fare, che devono fare gli operatori, il direttore della fotografia, che nel caso specifico il primo operatore e il direttore della fotografia è la stessa persona, Daniele Cipri, il lavoro sul suono che abbiamo fatto con Argentieri, il lavoro sul montaggio abbiamo fatto con Giorgio Franchini, tutti in qualche maniera devono entrare in questa testa che è il film, tutti devono guardare attraverso il film. Perché così si racconta una storia. Cioè io racconto una storia perché a un certo punto me la rivedo davanti agli occhi, perché rientro nella testa di quella storia e una persona ascolta quella storia, la capisce, perché produce delle immagini, perché vede delle immagini. E questa è l'evocazione, il chiamare fuori etimologicamente. Per cui il lavoro, diciamo, la concentrazione massima che io ho avuto è stata nell'entrare in questa testa che era il film. Poi che questa testa in buona parte coincide con la mia testa, questo dipende dal fatto che sono stato io a lavorarci, insomma, per molti anni, mentre poi pian piano sono entrati gli sceneggiatori, poi l'aiuto regia, l'assistente regia, pian piano tutti gli attori e tutti gli altri. Però ecco, per entrare nel film noi dovevamo entrare in questa testa, e questa testa è una testa che pensa. E quella voce off, che inizialmente sembra semplicemente accompagnare alcune fasi, una specie di maniera un po' anche arruffata e buttata lì per stringere un po' delle scene che altrimenti sarebbero un po' troppo lunghe. Ecco, pian piano io penso si capisca che quello è il pensiero del film, è il pensiero che sta in quella testa. Sì.